Ci troviamo all'interno della 23ª edizione appunto di Artissima, che quest'anno, come gli anni precedenti, rinnova il proprio interesse verso la sperimentazione, verso la ricerca, e lo fa grazie appunto alle sezioni più propriamente artistiche che si affiancano appunto a quelle fieristiche. Per quanto riguarda appunto la fiera, abbiamo la main section che riunisce gli spazi e le gallerie italiane e anche internazionali che sono stati appunto selezionate dal comitato direttivo di Artissima e presentano in fiera le opere degli artisti che curano. E poi abbiamo appunto la sezione Dialogue, che è una sezione nuova, è una novità di quest'anno, che diciamo non ha proprio una localizzazione precisa come main section, ma sono delle gallerie che si trovano sparse all'interno del percorso, a cui è stato chiesto di presentare le opere di alcuni artisti di cui appunto la galleria si fa promotrice, ma messe in dialogo, a creare appunto un discorso interessante anche da un punto di vista critico. Poi abbiamo appunto un'altra sezione che è Art Edition, che vedete anche questa è localizzata proprio all'ingresso della mostra e che riunisce appunto gli spazi galleristici che promuovono i libri e i multipli d'artista che diciamo appartengono a un settore del mercato dell'arte che è in forte espansione e che sta anche un po' riconfigurando quella che è la geografia del collezionismo italiano e anche mondiale. Per quanto invece riguarda la parte più propriamente artistica, abbiamo appunto due sezioni, Present Future e Back to the Future, che si affiancano appunto alla sezione Perform, di cui ci occuperemo, e inoltre, proprio per quanto riguarda appunto l'interesse anche verso la ricerca e la sperimentazione, quest'anno viene ospitato all'interno degli spazi della fiera una mostra, appunto dal titolo In Mostra. Quindi Back to the Future, Present Future, Perform e In Mostra appartengono proprio a quell'aspetto che in qualche modo rivolge il proprio interesse alla ricerca artistica. Sono sezioni che hanno dei comitati curatoriali selezionati apposta per scegliere gli artisti e quindi le gallerie e per ospitare appunto le gallerie anche che promuovono il lavoro di questi artisti, e noi ci occuperemo di Perform. Il corpo all'interno di questa 23ª edizione ha un ruolo molto importante e preminente. Vi è proprio appunto la sezione Perform, che è stata curata da un collettivo olandese che ha un nome molto particolare: If I Can't Dance, I Don't Want to Be Part of Your Revolution, che è una frase di una scrittrice artista femminista anarchica, Anna Goldman, che durante appunto i suoi anni di impegno appunto politico a favore della causa appunto femminista, aveva pronunciato questa frase all'interno di una festa durante la quale le era stato rimproverato di essere troppo disinibita. Allora lei aveva pronunciato questa frase: If I can't dance, se non posso danzare, I don't want to be part of your revolution, non voglio far parte di nessuna rivoluzione. E quindi il collettivo appunto si ispira al nome, prende il proprio nome, quindi si ispira appunto a questa frase pronunciata da questa scrittrice. La Galleria Stuni di Bologna presenta all'interno della fiera delle opere di un artista, David Medalla, che è un artista filippino, che insieme a un altro artista australiano, nonché curatore indipendente, Yamnan Kerbis, ha fondato nel 94 questo The Mondrian Fan Club. I due artisti dal 94 attraversano il mondo dandosi appuntamento in luoghi diversi del globo per dar vita a degli eventi e delle performance che si ispirano e che in qualche modo rendono omaggio all'opera di un pittore, appunto Piet Mondrian, che è
il rappresentante, il massimo esponente dell'astrattismo geometrico. Quello che è anche molto importante ed è specifico della sezione Perform è che ogni galleria all'interno del proprio spazio presenta delle opere di questi artisti che quest'anno ad Artissima presentano anche delle performance. Questo discorso appunto sugli strumenti utilizzati per in qualche modo fissare e riprodurre, anche in qualche modo testimoniare l'atto performativo avvenuto, come la fotografia, come il video, sono due strumenti fondamentali per l'arte, diciamo, per la performance art, perché sono degli strumenti attraverso i quali il momento e la performance viene registrata, riportata, quindi in qualche modo si crea anche una memoria di quello che è stato l'atto performativo, quindi viene in qualche modo bloccato e non si disperde quello che è accaduto, quindi diventa un po' documentazione, diciamo, fotografica della performance avvenuta e dell'atto che è avvenuto. E se contestualizziamo il discorso appunto all'interno di una fiera, che è un luogo deputato anche in qualche modo alla vendita delle opere, questo, diciamo, è un discorso pregnante e interessante, perché la domanda che anche appunto ha animato alla base il direttivo di Artissima è: come all'interno di una fiera d'arte contemporanea si colloca la performance art, che comunque è una forma d'arte che in realtà chiama appunto la partecipazione diretta, proprio la partecipazione in prima persona nel qui e ora dell'artista, del corpo dell'artista e del corpo degli spettatori. Quindi la fotografia, anche il video, sono appunto degli strumenti attraverso i quali le performance vengono riprese e quindi trasmesse, quindi forniscono documentazione che viene anche venduta. Due parole su questo artista, che è uno dei massimi esponenti dell'arte cinetica, della land art e della live art. E il suo lavoro soprattutto inizia a partire dagli anni 60, si concentra nello specifico sulla creazione di macchine che in qualche modo riproducono delle bolle molto particolari. E, diciamo che dall'interesse dell'artista verso appunto la cinetica, quindi il movimento, e soprattutto anche verso l'astrattismo, quindi la figurazione, si creano questi oggetti che sono proprio delle macchine e quindi ne determinano in qualche modo anche l'importanza. La seconda galleria nella quale stiamo per avvicinarci presenta le opere di un artista del Guatemala che in realtà non rientra nella sezione appunto Perform, ma mi piacerebbe mostrarvi un'altra appunto traccia, testimonianza di un momento che l'artista Regina José Galindo ha fatto, diciamo, in una delle sue performance, che questa è una foto. Viene ritratta appunto l'artista nel momento in cui sta eseguendo un suo atto performativo. L'artista sceglie appunto di utilizzare in qualche modo di fare delle performance proprio per testimoniare e portare all'attenzione del pubblico un discorso relativo alla situazione politica soprattutto del proprio paese. Quindi attraverso i suoi interventi performativi filmati e anche fotografati fa un discorso di denuncia soprattutto di quelle che sono state le violenze perpetrate dalle guerriglie appunto in Guatemala. Molto importante e anche un po' ci spiega come in qualche modo ogni artista nel momento in cui si confronta anche con il processo creativo e con la creazione artistica porta le domande che lo interessano all'attenzione di un pubblico e ne condivide in qualche modo ne condivide le riflessioni. Quindi Galindo fa proprio un discorso politicamente molto impegnato e soprattutto lei sviluppa la sua ricerca a partire dal momento in cui intervistando due donne
la cui storia è molto drammatica, perché insomma erano state oggetto di violenza sessuale. Lei decide di dedicarsi alla ricerca artistica, che passa anche attraverso l'utilizzo del proprio corpo, non solo in funzione quindi terapeutica per sé, ma anche recuperando un po' quello che è il valore terapeutico dell'arte, e quindi facendo un discorso che dal personale in qualche modo si estende anche al collettivo, e soprattutto quindi si pone anche come una riflessione di come attraverso il proprio corpo, che si mette a disposizione all'interno di una performance, il pubblico può effettivamente tanto immedesimarsi all'interno dell'azione e soprattutto empatizzare rispetto anche all'operazione che l'artista fa. Abbiamo deciso di chiamare questo percorso tra performance e performatività, che in realtà è un po' la domanda che appunto il collettivo olandese che ha curato la sezione perform porta all'attenzione del pubblico, proponendo anche di tener conto che esiste una distinzione tra performance, quindi tra una performance e tra un atto performativo, e sottolineando che effettivamente queste due definizioni possono essere molto diverse e non vengono assolutamente a corrispondere. E in realtà è l'ispirazione a cui loro si rifanno per proporre questa riflessione al pubblico è una riflessione che ripropone appunto alcune teorie di un filosofo, appunto John Austin, ripreso poi da un'altra filosofa, appunto Butler, che riprende alcune appunto delle proposte portate da Austin sulla performatività e in qualche modo attribuisce all'arte, soprattutto alla performance art utilizzata per parlare di corpo e di portare all'attenzione del pubblico la questione di genere, il termine performativo. Performativo, in breve, perché è un discorso un po' complesso, è un atto che è in grado di autoaffermarsi in quanto vero, per cui presuppone che chi in qualche modo fa un'affermazione e dichiara di sapere qualcosa, quindi di avere un sapere, poi può dimostrarlo attraverso la propria azione, quindi automaticamente l'azione diventa una convalida di un sapere. Quindi senza questa promessa, perché proprio anche un po' assimilabile a una promessa che deve essere mantenuta, la definizione di performativo viene a cadere. Quindi è un atto che in qualche modo afferma qualcosa che può essere effettivamente riconosciuto come tale, e ve l'ho proposto proprio di fronte a questa galleria, la Veronica. È stata inserita dal collettivo olandese per far parte della sezione Perform, e con le opere dell'artista salernitana Marinella Senatore. La galleria ci fa vedere, ci mostra attraverso alcune opere fotografiche e attraverso anche un oggetto. Ha progettato e ideato un intervento performativo per la città di Torino, che è stato proposto sia all'interno degli spazi dell'Oval, sia appunto fuori dagli spazi dell'Oval, ma soprattutto in una piazza al centro della città. Marinella Senatore è un'artista campana che vive attualmente a Parigi e che lavora tanto con la performance, con progetti partecipativi, progetti di arte pubblica, coinvolge delle comunità intere in luoghi diversi del mondo. In realtà quello che voi vedete qui è più la documentazione di ciò che accade nello spazio pubblico. Uno dei suoi progetti per cui lui è più conosciuta è The School of Narrative Dance, che è questa scuola itinerante che si riunisce periodicamente in vari posti, dove delle persone che sono fondamentalmente non professionisti dell'arte, cioè sono ballerini amatoriali, danzatori, cantanti, scrivono delle storie, scrivono delle narrative e mettono in scena queste storie. È difficile da raccontare se non si vive in prima persona un'esperienza del genere,
Ciò che è importante è che sono delle comunità, dei grandi gruppi di persone che tra l'altro spesso attraverso questo processo vengono messi in relazione tra di loro. E questo è un po' il cuore del lavoro di Marinella. There is more than one way to be a partisan, in realtà è un oggetto che è stato prodotto in occasione della mostra Modica Street Musical, The Present, The Past and The Possible, che è stata della mostra e poi della performance, del musical che Marinella ha messo in scena a Modica quest'estate, ed è un gonfalone. Ed apriva questo musical, questa grande parata che è durata 3 ore nell'arco di tutta la città, una città la mia parecchio scenografica, insomma, c'era tutta anche lì una narrativa che non sto a spiegarvi. In realtà, perché questa frase, c'è più di un modo di essere un partigiano? Questa frase nasce da un altro progetto, dal primo progetto che Marinella aveva fatto in Sicilia un po' di anni fa, ad Enna, coinvolgendo dei vecchi minatori, si trattava di persone di 70-80 anni, con l'intenzione di fare un film su di loro. Questo film poi fu fatto, tra l'altro fu esposto anche alla Biennale di Venezia, e si chiamava Noi Simo. E nel film si raccontava la storia delle loro vite, e in un'atmosfera molto, si direbbe, metacinematografica, cioè dire, loro, i vecchietti, insieme con Marinella, fecero il casting per trovare gli attori, per trovare i ragazzi che facevano i minatori da giovani, quindi per interpretare loro stessi. E fu fatto un open call, nel film si vede anche la realizzazione del film e il film, si vede questa macchina che gira per Enna, che è un capoluogo di provincia, però in realtà è un paesotto alla fine, e che chiama radunata in un cinema le persone perché bisognava fare il cast, insomma, alla fine in qualche modo anche con delle maestranze tanta parte della città fu coinvolta. E alla fine questi vecchi minatori, alcuni di questi erano stati partigiani, gli regalarono una medaglietta che lei ieri durante la performance che abbiamo fatto qui aveva, e gli disse: noi te la regaliamo perché per noi quello che tu hai fatto, tu sei una partigiana, perché nella vita c'è più di un modo di essere partigiana. E quindi questa cosa l'aveva colpita parecchio, è diventata, come si dice nell'arte, uno stage, cioè una sorta di dichiarazione di intenti per lei. Quindi il musical era aperto da questa frase, e la performance di ieri si chiamava C'è più di un modo di essere partigiani, perché si può essere partigiani anche facendo determinate cose, cioè prendendo determinate posizioni o portando avanti un tipo di lavoro che poi è socialmente rilevante. Mi è piaciuto fare questo excursus perché ci permette anche in qualche modo di portare un po' l'attenzione su quello che è il ruolo che si viene, anche un po' il rapporto che si viene a creare tra un artista e il proprio gallerista, che effettivamente è un rapporto che in qualche modo supera quella che è una dimensione prettamente commerciale e inaugura anche una relazione di tipo più propriamente artistico, per cui molto spesso il gallerista assume anche i connotati di un curatore appunto del lavoro di un artista stesso, di cui segue molto spesso tutte le fasi processuali. Corrado appunto ci ha detto delle informazioni molto importanti del lavoro di Marinella Senatore, ve lo mostro soprattutto attraverso quest'opera nella quale si legge molto chiaramente qual è in qualche modo quel discorso che è legato appunto all'essere partigiani in diverse modalità. Si può essere partigiani anche utilizzando appunto strumenti come la danza, il canto, la performance, che sono fondamentali per poter proporre all'attenzione del mondo la propria voce. Quindi attraverso l'arte, che poi nel lavoro di Marinella Senatore è un'arte che diventa assolutamente relazione, perché si basa in maniera proprio imprescindibile dal rapporto che lei riesce a creare con le comunità all'interno delle quali, come lei stessa dice, va a proporre un progetto, ma non a imporre un progetto. Per questo There is more than one way to be a partisan, che è stato appunto anche realizzato qui a Torino, ha come focus il coro, quindi è stato scelto il coro ma anche soprattutto la danza, e c'è stato un lavoro di connessione tra diverse associazioni del territorio torinese, è stato anche coinvolto appunto un coro di Milano, il coro Micene, che è specializzato proprio nelle canzoni di lotta.
quindi non c'è miglior strumento anche per far sentire la propria voce dell'arte. Ci troviamo in realtà all'uscita, in corrispondenza dell'uscita di questa che è appunto la sezione speciale di cui vi parlavo in mostra, un progetto curato appunto da Simone Menegoi, che ha voluto riunire per l'occasione appunto alcune opere provenienti sia da collezioni museali, quindi torinesi, proprio pubbliche, e soprattutto anche dalle collezioni private. Quindi all'interno, diciamo, di In Mostra troviamo appunto dei pezzi che appartengono sia alle collezioni private che alle collezioni pubbliche, ed è un progetto espositivo che in realtà vuole porsi come la continuazione di un progetto che lo stesso Menegoi aveva già inaugurato nel 2014 dal titolo Musei in Mostra. In quell'occasione erano stati appunto proposte delle opere provenienti esclusivamente dalle collezioni delle principali istituzioni museali pubbliche torinesi e del territorio. Questa volta invece c'è un dialogo anche con le opere di alcune collezioni private. La mostra si organizza all'interno del, diciamo, si organizza intorno all'arena, che è lo spazio centrale, e intorno all'arena abbiamo 9 sezioni esplicitate proprio e divise in modo da poter orientare lo spettatore all'interno di quello che è questo universo molto complesso e anche molto denso, che appunto indicativamente dà il titolo appunto alla mostra: corpo, gesto, postura. Allora vi invito ad avvicinarvi a questa, che in realtà è un'opera di Pistoletti ed è una struttura per parlare in piedi. È una copia, quindi non è assolutamente l'originale degli anni 60, che invece Michelangelo Pistoletto custodisce nelle sue collezioni, e in qualche modo chiede proprio la partecipazione del pubblico, per cui ognuno di noi diventa effettivamente, viene messo al centro di un discorso che chiama la partecipazione in prima persona. Lo stesso tipo di operazione è compiuta appunto dagli artisti di Apparatus 22 con quest'opera che può sembrare un'installazione. Se vedete alle spalle dell'opera c'è proprio la modalità attraverso la quale i 3 artisti l'hanno utilizzata, semplicemente appoggiandosi in corrispondenza dell'asta. Diciamo, è un'opera che vuole in qualche modo essere la rappresentazione di quella che è la loro unione artistica, perché sono 3 artisti che vengono da 3 paesi diversi, che si sono incontrati appunto e che hanno dato vita al loro collettivo, e quindi diciamo che questo tessuto che loro hanno scelto è un po' il simbolo di una bandiera che si vuole unire. Alle mie spalle abbiamo appunto la luna di Maloberti, o anche I baci più dolci del vino. Anche questa è un'opera che si presta e che appunto è stata concepita per essere utilizzata, infatti viene portata diciamo in giro da un performer. Vorrei assolutamente mostrarvi 2 opere. Allora, la prima che vedete proprio davanti a voi con il pannello rosa è un'opera di Wurm. Diciamo che questo pannello rosa in qualche modo possono essere considerate un po' come le istruzioni per utilizzare appunto l'opera stessa. Accanto al pannello vedete appunto un cappotto, e ai piedi del cappotto vedete 2 palline da tennis. È assolutamente un'opera che chiede allo spettatore di essere agita. È molto interessante poterla indossare, perché in relazione poi all'utilizzo che si fa con le palline da tennis del cappotto, in realtà l'artista vuole proprio mettere in evidenza la relazione, diciamo, che in qualche modo si deve creare tra e l'equilibrio che in qualche modo si deve cercare stando sulle 2 palline, indossando il cappotto, in un bilanciamento, diciamo, di pesi. E anche riprende in qualche modo una dimensione ludica. Meno ludica invece quest'opera di Gilardi, che in realtà è un abito che l'artista ha utilizzato negli anni 60. Questa è l'ultima copia che resta di 4 abiti che l'artista ha utilizzato appunto, e che faceva indossare al pubblico, quindi chiedeva al pubblico di indossarli e di sentire appunto
quello che in qualche modo, indossando questo vestito, arrivava come suggestioni, emozioni, sensazioni, e di riportarle poi attraverso delle narrazioni che andavano a creare delle vere e proprie storie, quindi chiedeva appunto di un processo di immedesimazione. Oggi, siccome appunto questo è l'ultimo esemplare di abito che resta, per in qualche modo riprenderne, riproporre al pubblico quella che è un po' la natura originale di quest'opera, l'artista ha voluto mettere appunto questo specchio all'altezza appunto del manichino a cui ha scelto di fare indossare l'abito, per in qualche modo ricreare questa possibilità dello spettatore di immedesimarsi. Questa che vediamo appunto è un'opera di Franz Walter, anche questa è un'opera che chiede di essere agita, è un lungo telo che viene indossato da due performer, appunto da due volontari, che devono in qualche modo creare un bilanciamento di pesi. Questa è appunto, anche questa è una copia, non è l'originale. L'originale però la vedete esposta appunto nella prima sala, cioè nella prima sezione, che appunto è stata dal curatore chiamata Corpo Scultura Corpo. Viene anticipata appunto da quest'opera di John Bock, che sono dei vestiti che in realtà sono il frutto di un accostamento di diversi tessuti, che come potete anche vedere poi nel video qui, l'artista ha indossato in qualche modo, e sono dei costumi che ovviamente non sono costumi sono costumi particolari, perché al proprio interno, lo potete anche poi vedere nel dettaglio, hanno degli elementi che in qualche modo rimandano a elementi appunto anche quasi di disturbo, per cui indossarli riconfigura tanto appunto l'assetto del corpo quanto appunto l'utilizzo degli stessi. Vorrei entrare di là per farvi vedere le altre opere esposte all'interno della sezione Corpo Scultura Corpo, che appunto di come il corpo effettivamente posto in determinate posture e posizioni appunto assuma e poi i connotati di una scultura. Abbiamo letto appunto nel titolo della mostra Corpo, Gesto, Postura. Una delle fotografie che a mio avviso meglio in qualche modo sottolineano questo aspetto posturale è proprio questa fotografia di Hans Schabus, che appunto lo ritrae appunto nel suo studio, tirato da questi fili appunto di metallo che in qualche modo lo sospendono rispetto al pavimento, ed effettivamente, oltre appunto a ricrearne il corpo come in qualche modo anche un manichino, ci offrono un po' la visione di quella che è appunto la trasposizione del corpo vivente come oggetto. Alle nostre spalle le scarpette appunto indossate e create da Marisa Merz, indossate in un'unica occasione, durante la quale appunto, sempre in una foto, sempre negli anni 60, lei si fa scattare una fotografia indossando queste scarpette, e in questa foto si vedono praticamente solo i suoi piedi appoggiati sul davanzale, e anche questo in qualche modo è un'opera a metà tra appunto, in qualche modo c'è il valore simbolico anche della scarpa come oggetto e anche la scarpa come scultura, in qualche modo la scarpa anche riconfigurata sulla base appunto del piede. In dialogo con queste sculture molto molto particolari, all'apparenza appunto non significano niente di best, sono assemblaggio appunto di elementi disparati. In qualche modo un altro punto concetto che ha ispirato la selezione di queste opere è in qualche modo un concetto di cui già ho introdotto un po', di Freud, appunto del perturbante, cioè di tutto quel discorso tra il celato e ciò che invece chiede di essere visto e portato fuori, che rappresenta in qualche modo un po' l'aspetto ombra che lascia ancora quello che può emergere in una sorta di buio, e che però diventa anche uno strumento estremamente, diciamo, ammaliante, appunto perturbante.
Ogni sezione, come vedete, è anticipata da due opere che vengono poste appunto nella zona del corridoio intermedio tra l'arena appunto e la stessa stanza. Troviamo un'opera appunto di Macchieraldo Palasciano, che è questo duo di artisti che ha sviluppato anche la propria ricerca all'interno di RESO, una rete internazionale per giovani artisti. Il tema è appunto quello del ratto, del rapimento, dello stupro, che Macchieraldo Palasciano in qualche modo ci presentano anche in maniera edulcorata. Riprendono in realtà all'interno di questo tessuto la raffigurazione di un particolare del ratto di Proserpina del Bernini, che appunto è stato sgranato e pixelato e viene messo appunto in relazione a quello che è invece più una barra di ferro e anche appunto il gesso, che lascia palesemente intravedere l'orma di alcune mani e vuole in qualche modo essere un'allusione appunto all'atto sessuale, che però pervade in qualche modo, invade appunto il corpo femminile, messo in dialogo invece con questo sguardo del corpo appunto femminile tra elementi appunto naturali della fotografa torinese Silvia Reichenbeck. Un corpo anche questo all'interno, diciamo, inserito all'interno di un contesto naturale che si presta in qualche modo a un'interpretazione anche non troppo chiara, abbastanza diciamo ambigua. Dialoga all'interno della sezione, abbiamo appunto alcune fotografie che ritraggono delle performance di Chironi. All'interno diciamo di questa foto è molto chiaro anche il discorso un po' ironico che l'artista fa nei confronti della relazione prima di tutto con il passato e poi in qualche modo anche il suo desiderio di appropriarsi diciamo dell'opera del passato, per cui lui veste i panni di Diabolik e effettivamente cerca appunto di rubare l'opera, che è un'opera che si trova appunto nelle collezioni della Pinacoteca Agnelli. Le fotografie appunto di Iodice, che fotografa gli atleti di Ercolano, anche qui in un gioco che in qualche modo mette in risalto la relazione tra il corpo della statua e tutte diciamo le trasposizioni e le ombre che la statua genera, e quindi creando diciamo un'interposizione anche di diversi tipi di esposizione, e dialogano ulteriormente appunto con queste foto di sempre della Reichenbach, dove appunto potete vedere anche qui un utilizzo del corpo in qualche modo che allude ad una situazione ma non la conferma, quindi ancora una volta in una chiave piuttosto perturbante, e possiamo vedere tanto il corpo dell'artista che sì riconosciamo ma anche non in maniera così chiara, è alternato a delle parti del proprio corpo messe in evidenza ma che in realtà non rendono così leggibile l'immagine, come potete vedere voi stessi, l'immagine appunto anteriore non è molto chiara rispetto a quella posteriore. L'ultima appunto è sempre quest'opera di Chironi, vedete appunto l'operazione che Christian Chironi ha fatto, la potete vedere proprio in questo video, fa parte appunto di una performance e di cui riporta appunto questi frammenti, questi strappi appunto che lui ha fatto da questi libri che appunto raccontano la vita e mostrano le opere di Canova. Questo per quanto riguarda proprio l'aspetto performativo che in qualche modo si configura anche come un gesto che entra nella realtà e in qualche modo la abita anche in maniera molto radicale. L'ultima sezione che vorrei presentarvi appunto è questa, la terza, che è dedicata tutta alla schiena. La schiena perché diversamente appunto dal volto, nella storia della rappresentazione del corpo non ha diciamo avuto un ruolo così preponderante, e proprio in forza di ciò Menegoi vuole in qualche modo portarla all'attenzione del pubblico mostrandoci una serie di ritratti fotografici di Turi Rapisarda, che in maniera abbastanza ironica affronta il tema chiedendo appunto a delle persone di salire su questo trespolo, e lui semplicemente fotografa le diverse modalità attraverso i quali i corpi si sono posizionati su questo trespolo, quindi c'è anche tutto un discorso su le diverse tipologie di corpi, le diversi tipi di reazioni del corpo nel momento in cui appunto si relaziona con un oggetto, e poi il principale soggetto, come potete vedere voi stessi, è proprio la parte posteriore del corpo, in particolare la schiena, che viene messa in dialogo
con appunto questa schiena di John Coplans, che parla già molto da sé, appunto meno il volto e la schiena, quindi e tutto il resto. Questa sezione, appunto, come vedete anche sul tabellone, ospiterà diversi interventi performativi di artisti, appunto, italiani e anche stranieri, che lavorano attraverso il linguaggio performativo per portare all'attenzione del pubblico quello che è, per esempio, l'utilizzo particolare che si può fare del linguaggio in relazione all'utilizzo del corpo. E allora partiamo, per esempio, di Dina Danish, che appunto in Ursonate in Arabic Pronunciation riprende in realtà un'opera di Kurt Schwitters, che appunto è Ursonate Poem, all'interno della quale l'artista tedesco aveva diciamo trascritto appunto un poema che era assolutamente privo di significato, ma in qualche modo portava all'attenzione del pubblico la lettera in quanto fonema, per cui riportava l'attenzione del pubblico soprattutto la caratteristica, il suono, diciamo, delle lettere. E lui aveva proprio stabilito che si seguissero delle istruzioni, cioè le lettere dovevano essere appunto pronunciate alla tedesca, quindi queste erano, diciamo, le istruzioni date da Kurt Schwitzer. Appunto Dina Danish riprende l'opera di Schwitters e decide trascrivere appunto questo poema in arabo e chiede appunto al pubblico di leggerlo in arabo. Quindi in qualche modo attraverso anche proprio quella che è innanzitutto una ripresa di un'azione che è stata già compiuta, di una performance, anche di un'opera che già esiste, si pone in dialogo diretto con una tradizione, costruisce anche in qualche modo una continuità. Del lavoro di Marinella Senatore appunto abbiamo ampiamente parlato. Interessante molto anche il discorso che appunto fa Dora Garcia con The Symptom Score, che è stato appunto agito all'interno di questo spazio. L'artista ha selezionato, appunto, ha in realtà creato 10 gesti che ha associato ai 10 capitoli che Lacan dedica appunto al sintomo, The Symptom Score, e chiede, diciamo, in questa performance la partecipazione di due persone, una persona che legga diciamo questi 10 capitoli e una persona che esegua questi movimenti a cui lei appunto associa ogni capitolo. Sono dei movimenti assolutamente semplici, riproducibili e agibili da chiunque, per cui non v'è necessità che siano performati da danzatori, performer professionisti, ma è proprio una performance fatta per coinvolgere tutti. È interessante anche molto la performance che in realtà è stata annunciata mentre facevamo la visita di Ruth Proctor, Rainstorm. L'artista ha lavorato con un gruppo di 70 persone del territorio, a cui appunto ha chiesto di spostarsi all'interno degli spazi, diciamo, della fiera, simulando il movimento della pioggia che scende da una nuvola. È molto particolare il potere, diciamo, di catturare l'attenzione delle persone che in qualche modo stanno visitando la fiera nel momento in cui c'è questo passaggio di questo gruppo che fa un'azione. Le reazioni del pubblico all'interno della fiera sono anche al centro dell'attenzione della performance che sta proponendo appunto Juliette Blightman con Now Soon Wait. A lei propone appunto un'interazione tra alcuni frammenti di video che lei stessa ha selezionato, e lei interagisce con questi frammenti di video. Quello che le interessa è in qualche modo registrare come si modificano le percezioni di ognuno di noi in relazione agli avvenimenti e agli eventi che accadono. Quindi, diciamo, tutto il discorso percettivo è al centro anche della sua ricerca. Per ultimo, ma non per importanza,
danza, abbiamo appunto Tim Etchells con Work Files, anche lui è un artista che mette il linguaggio al centro della propria pratica performativa. Nel corso, diciamo, del tempo ha raccolto un archivio personale fatto di conversazioni, fatto di frasi trovate sui social, sui giornali, che lui in qualche modo ha riportato e ripropone attraverso delle letture. In questo appunto movimento, che inizialmente parte come un movimento assolutamente ordinato, ma che in seguito arriva quasi a mescolare questi fogli in maniera assolutamente casuale, con l'ottica anche di registrare quelli che sono appunto nuovi significati che si vengono a creare tra questi stralci di conversazione.